Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi sono qui a Masserano, provincia di Biella, a fare la prova della sesta tappa di C-Cup Piemonte. Bike Park Rive Rosse, percorso veramente tosto. Ho fatto i miei soliti due o tre giretti prima di fare questo piccolo monologo per darvi qualche indicazione in più prima di accompagnarvi lungo il percorso. E cosa dovrei dirvi? Allora, circa 4 km di percorso, 210 metri di dislivello a giro. Il percorso è veramente duro in salita e tecnico in discesa. Quindi vi consiglio vivamente di venirlo a provare, perché a parte che merita provare sempre i percorsi, è un percorso che non, a mio avviso non si può venire qua da improvvisati. È tecnico, è giusto che sia così perché una gara molto tecnica nel circuito ci vuole. State tranquilli, ci sono ogni ostacolo difficile è previsto di chicken line, quindi non c'è assolutamente nessuna difficoltà. Le chicken line le ho provate tutte e si perdono al massimo 5-6 secondi per ogni ostacolo facendo la chicken line. L'unica chicken line un po' più lunga e che vi fa perdere un po' più di tempo, e credo che sia anche corretto perché l'ostacolo è veramente impegnativo, è quella del famoso drop del muro. Quella è una chicken line che vi fa perdere 10-12 secondi indicativamente. Comunque, io nel video che vi farò vedere ho fatto tutte le chicken line in modo che possiate vedere realmente quanto tempo ci vuole. E poco prima di fare il mio giro con il video, sono venuto col presidente Bennett, il Marco, a filmare le parti più tecniche in modo che lui ce le faccia vedere, che è un maestro di queste cose. Quindi avete la visione dell'ostacolo presa di fronte e la visione delle chicken line. Più di questo oggi ero da solo e purtroppo non potevo fare. Il percorso non è ancora tracciato, cioè non è ancora fettucciato e segnalato con i cartelli, quindi forse ve l'ho anche detto nel video mentre giravo. Se volete venire a provarlo, contattate qualcuno dei dirigenti o il Benetel Marco e lui vi accompagnerà volentieri a provare il percorso o manderà qualcuno del suo team. Ragazzi, è inutile che sto qui a spiegarvi, state tranquilli, non c'è niente di difficile, venite, non vi preoccupate. Guardatevi il video che secondo me vi può far rendere bene l'idea di quello che vi aspetterà, ma consiglio personale, venite a provarlo, perché è giusto che sia così, in modo che non arrivate qua la domenica mattina inconsapevoli di cosa ci può essere e per evitare magari di perdere 5 secondi su una chicken line. Fate una cosa che magari non è alla nostra portata, mi ci metto anch'io di mezzo, perché con le salite ripide che ci sono si arriva poco lucidi, magari l'ostacolo in quel momento c'è traffico, c'è una persona davanti, non vedete la linea. Venite a provarlo in modo che capite veramente se vi conviene fare una chicken, tanto chi va forte in salita qua la differenza la fa comunque e i secondi della chicken li recupera ampiamente. Non vi preoccupate, ascoltate il mio consiglio, venite a provarlo. Ci vediamo il 20 giugno, Masserano, provincia di Biella, Bike Park Rive Rosse, sesta tappa XC Cup Piemonte, gara valida per l'assegnazione della maglia di campione regionale per le categorie junior. Ciao a tutti. Allora, ragazzi, di qui parte il lancio del giro. Ovviamente verrà tutto fettucciato. Qui c'è il lancio. Si costeggia questa parte del campo, qua verrà allestita tutta l'area team. La fine del percorso si esce da quel ponte lì e il giro si riprende esattamente dal di qua. Quindi qua ci sarà la prima parte del lancio, qua inizierà tutte le volte il giro della gara. Ah, la prima salita del lancio, ci sarà una piccola variazione che è quella che farò io adesso. Si sale di qua, quindi c'è tutto il tempo in questo lancio, in questa prima parte del tracciato, per allungarsi. È molto duro, quindi
il tempo c'è. Inizio col dirvi che ho fatto un paio di giri, il percorso è tutto un intersecarsi di sentieri. Per esempio questo ponte qua si passerà sopra anche, noi adesso passiamo sotto. Nel lancio si va qua a destra e poi ad ogni giro si salirà di qua invece. Tranne in caso di pioggia, perché quella parte lì sarebbe scivolosa. Quindi in caso di pioggia, anche dopo il lancio, ad ogni giro si farà questo pezzo che sto facendo io. Altrimenti si spunterebbe proprio qua, su da questo ripido. Dicevo, se sbaglierò strada non ve la prendete, perché purtroppo il tracciato non è ancora segnato. Ho fatto un giro con il presidente, con il Benetel, mi ha fatto vedere il percorso, ma ero talmente concentrato a guardare le parti tecniche e a filmarlo mentre percorreva queste rogarde, no salti o via dicendo, per poi avere anche un'immagine da parte vostra da farvi vedere gli ostacoli critici, o meglio quelli dove sono presenti chicken line, e quindi non ho prestato moltissima attenzione al tracciato. Partenza bike park Riverosse. Qui ci sarà la primaria tecnica che farà da... è un'area tecnica al centro che prenderà l'andata da questa parte e ritorno dall'altra. Quindi con un'area tecnica si può prendere andata e ritorno. Qui si entra nel primo single track. Anche qua si passerà poi sopra. Adesso tutto quello che vedete che sto facendo io è molto facile e tranquillo, visto che oggi per me è una giornata non proprio ottimale. Farò tutto il giro fatto dalle chicken, in modo che vedete anche quanto realmente si perde dalla chicken. E poi ho la ripresa al rovescio dell'ostacolo fatta dal presidente. Ok? Qui si gira stretto stretto e si va su. Qua c'è chi lavora, manutenzione. Questo tracciato è tutto un vai e vieni, ti incroci con gli avversari 7, 8, 10 volte, quindi hai anche un po' bene l'idea di dove si trova l'avversario. Dicevo, tracciato bello tecnico, duro, duro in salita, discesa tecnico, ma ripeto, le cose più ostili, chicken line. Ripeto, non strafacciamo, perché è meglio una chicken, quattro tronchetti. Questo è il primo rock garden, di qua a sinistra chicken line. Se vi faccio vedere quanto si perde, forse 5-6 secondi. Ecco qua. E si va insieme a chi esce dal rock garden.
Il giro è poco più di 4 km, 4,2 mi sembra, poi ve lo dico precisamente, e 210 metri, 215 di dislivello a giro. Fatto tutto da strappi, eh. Come vedete non ci sono fettucce e cartelli. Io ho abbastanza memoria fotografica, quindi riesco bene o male a ricordarmelo. Qui c'è il famoso road gap e qui c'è la chicken line del road gap, che sarà fatta in questo modo. Adesso non mi pare si tagli dal di qui, giusto? Lì c'è il salto. E il road gap e la chicken è qua. Si passa esattamente di fianco e si esce insieme. Tanto guarda, anche solo lasciando la corda, guarda, non spingo neanche sui pedali, eh. Se non volete rischiare di cadere, di farvi male, di sbagliare, via dicendo, 4-5 secondi, tanto chi ha gamba in salita in questa gara ne recupera almeno 2-3 di minuti in salita. C'è uno spazio per risorpassare, non c'è problema. Qua si costeggia e si va giù di qui. Mi raccomando, se venite a provarlo in questi giorni, finché non è segnato, chiamate qualcuno degli organizzatori che vi porti a vedere almeno il primo giro, perché se no vi perdete. Marco Benet, il presidente, è molto disponibile, lo chiamate, se non può venire lui manda qualcuno del team, sono in tantissimi e magari nel weekend li trovate anche qua che si allenano. Qua si risale. Qui andiamo a ricosteggiare il pezzetto che abbiamo fatto prima e siamo arrivati di lì. E siamo andati su di qua. Siamo scesi di lì esattamente. E qua entriamo nel pieno del bike park. Quello che vedete a fronte a me è uno dei rock garden. Qua inizia la parte più... Adesso vedete tutti questi paletti. Verranno tutti fettucciati, perché sono tutte andate e ritorno, andate e ritorno. Quindi avrete sempre sott'occhio tutto. Questi sono due tronchetti da fare in discesa, questo con un bunny hop. In cima si scollina e si gira subito stretto, perché di là ci sarà il ritorno, e qua c'era la prima area tecnica di cui vi parlavo, che fa due lati. Quindi si scende da qui,
Ma che bella sponda! Non mi ricordo più dov'è la chicken di questo, ma la facciamo così. Oh. Qua c'è una chicken che non mi ricordo più dove si imbocca, ma lì c'è il percorso. Questa dovrebbe essere la chicken. Abbiate pazienza. E va a saltare il rock garden. E la chicken si prende esattamente qua di fianco al rock garden. Quindi in questo caso, come vedete, non perdete assolutamente nulla, che il rock garden poi ci si ricongiunge qui. Ok? Si sale, di nuovo, prima eravamo di lì, adesso siamo di qua. Si gira intorno a questi pali. Si fa un'inversione a U qua. E si vanno a prendere quei due tronchi di cui vi parlavo prima. Il primo lo si copia. Secondo un bunny hop. Hop. E si va giù. Delle whoops piccoline e via, e si sale qua ripido ripido. Adesso ricordarmi qua, ok, vedete, abbiate pazienza. Adesso mi pare si vada giù di qui. Si va a affrontare questo drop che si può copiare. Così. E si risale. Bello ripido di nuovo. Tutto a sinistra. E ritutto a destra. Come vedete siamo scesi di lì, prima, risaliamo di qua. E ritorniamo vicino all'area tecnica. Si troverà qui, a cavallo della prima salita. Adesso passiamo su uno dei ponti dove prima siamo passati sotto. Giro di qui e no, si fa il giro qua intorno. Scusate. Così. Si gira stretto di qua. Qui c'è un tronchetto e si può fare un buon hop o girare come ho fatto io adesso. Quindi non ci sono problemi. Di qua qui c'è il primo ponte dove siamo passati sopra, cioè sotto. Voilà,
si gira a destra. Qui attenzione, non c'è cartello, ma si gira qua a sinistra e andiamo verso il muro della disperazione. No, allora è tanto duretto in salita qua come tecnico in discesa. C'è un muro bello impegnativo, c'è un'apposita chicken line e quella è l'unica chicken line. Aspettate che qua, ok, è l'unica chicken line che fa perdere davvero qualche secondo, ma è giusto anche che sia così. Mi pare siano 15 secondi all'incirca, eh? Comunque adesso lo vedete. Sempre su in alto. Questa castiga, eh? Riparte la discesa. Qui a destra si va verso la chicken e giù di lì a sinistra si va nel famoso muro, che adesso poi lo vedrete anche da sotto. Se contate i secondi che passano, ecco, io qua ad esempio ho sbagliato, se sbagliate qua c'è un po' di perdita di tempo, di qua si arriva dal muro. Wow! Tenete conto che da dove ci siamo divisi al muro a lì, a dove siamo ricongiunti, è dritti. Qua a sinistra, dicevo, tenete conto che da dove andati attraverso un boscerino, da dove abbiamo lasciato la discesa del muro a dove siamo ricongiunti con la chicken, per fare quel pezzo lì del muro ci vogliono 7-8 secondi, quindi la chicken ti fa perdere realmente 10-12. Qua c'è un'altra area tecnica, si gira raffettucciato qui e andiamo a prendere il ferro di cavallo. Per chi non l'ha mai fatto, è una curva in salita che torna indietro così. Devo, se no.
Qui c'è un'altra bella rampetta. Si va a destra e di qua c'è l'ultimo ostacolo, che è una rock garden artificiale, anche quella con pietre tonde. La chicken line è questa, fatta forte, si perde veramente poco e niente, perché è una strada larga. Qua ci si va a congiungere qui con la rock garden. Si passa su questo ponte ed è bene finito il giro e si ricomincia da dove eravamo arrivati prima. Aria tecnica, lancio, inizio del giro. Ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto. Oggi era una giornata non buonissima per me, stanco da domenica, ancora crampi alle gambe, quindi il giro l'ho fatto abbastanza lentamente. Gli ostacoli non li ho fatti, ma ho ripreso il Marco Benetel che li ha fatti tutti, quindi vi farò vedere anche l'angolazione delle parti più tecniche. Ciao a tutti, ci vediamo domenica 20 giugno, Masserano Bike Park Riverosse. Ciao.